Buongiorno e bentornati in un nuovo vlog. Oggi iniziamo già così truccandoci e sono in realtà quasi a buon punto perché mi manca davvero poco. Ho fatto un trucco sobrio, vabbè, l'illuminante c'è sempre, però è sobrio. Come vedete sugli occhi ho messo soltanto un po' di ombrettino. Poi con la matita marrone ho fatto tipo una linea di eyeliner un po' sfumata. Adesso farò le sopracciglia e poi mi metterò una bella tinta labbra. Tra l'altro mi è arrivato questo cofanetto adesso, di sabato, infatti è strano, mi arrivi qualcosa. Di We Makeup, questo qui è una collezione limitata da quanto ho capito. Come vedete, una di queste due scatoline c'è scritto Merry Christmas, guardate che carina, e contiene alcune tinte labbra, mentre questa dovrebbe essere edizione limitata ed è quella silver, quella argentata. Infatti l'ho aperta e c'è questo fogliettino, vedete, con scritto congratulazioni, sei proprietario di questo rossettino liquido limited edition, troppo carino, e dietro c'è anche scritto il nome Ilaria. Scritto proprio da loro in argento, troppo carina questa cosa. Vi faccio vedere il prodotto, che è questo qua. Può essere usato sia sulle labbra sia sugli occhi, quindi poi sicuramente lo proverò. E ero curiosa di vedere anche le altre tinte che mi hanno inviato, perché io le adoro queste di We Makeup. Probabilmente vediamo se riesco a metterne una oggi. E mi hanno inviato queste tre nuove colorazioni. Adesso cercherò di aprirle sempre con una mano. Sono tonalità sul Move, sul Malva, guardate che belli. Sono questi tre, cerchiamo di far leggere anche i numeri. Sono curiosa, li lascio qua così vediamo se riesco a usarli. E quindi niente, oggi cosa devo andare a fare? Principalmente una cosa che sto aspettando di fare da, non dico una vita, però da quando le ho viste, cioè andare a comprare le Balenciaga, le Speed Trainer precisamente, che sono quelle scarpe, se sicuramente le avrete viste, tutte nere e effetto calzino, con la suola bianca e scritto Balenciaga piccolo bianco di lato. So che sono una folle a spendere così tanto per un paio di scarpe, non l'ho mai fatto neanch'io, però queste qua mi piacciono troppo, le sto cercando da una vita, cioè vi giuro, saranno tipo 6-7 mesi. Non riuscivo a trovare nessun negozio, mi sono messa in lista ai due negozi di Roma del centro, a un altro, insomma, ho fatto un casino e niente, cioè neanche a dire che ho un numero così strano, perché ho il 40, anzi loro mi hanno detto che vendono più i 36-37, quindi ho detto vabbè, quanto vuoi che aspetto? In realtà appunto sono 7 mesi. Ieri ho sollecitato, guarda caso me l'hanno trovate, me l'hanno fatta arrivare da Firenze e quindi mi ha detto però passa o stasera, cioè ieri sera, o domani, cioè oggi in mattinata, e quindi mi sto preparando per andare. Mi sono svegliata anche presto, sono le 11 quasi, però mi sono svegliata tipo alle 9 e qualcosa e appunto tra un po' andiamo, mi accompagna anche mia sorella, così vado e poi ve le faccio vedere. Questo è il mio super mega iper regalone di Natale, mia festa e prossime mie feste per 20 anni a questa parte. Poi volevo farvi vedere anche una cosetta che ho preso ieri, che ha quasi ufficialmente completato la camera, cioè questo, che è un ripiano di vetro per la scrivania. In realtà, se avessi comprato quella di IKEA già fatta così, sarebbe stato più comodo, però non era della misura giusta, mi serviva un po' più grande, più profonda. E quindi questo vetro me lo sono fatta fare dal vetraio, l'ho pagato 40 euro, che secondo me è un prezzo giusto. Gli ho dato le misure, me l'ha tagliato e è troppo figo. Questo qui è spesso 5 mm, scusate, teoricamente è fatto apposta per le scrivanie. E sotto io poi sto pensando di metterci quei fogli tipo glitterati. Intanto lì c'è Gwenda che si spara panza sul letto come sempre. Quei fogli glitterati che si comprano dai cinesi, sapete? Argentati, sicuramente. Insomma, adesso vedrò un attimo se farlo oppure no. Hai fatto? Non lo so, sta fa un casino. Ah, poi ho le mie orecchiette queste qui di Lush che mi aveva dato. E quindi adesso mi finisco di truccare e poi andiamo. Sono così emozionata, non di dare i miei soldi a questi, però sono emozionata lo stesso. Allora, ho finito di prepararmi. Questo è il make-up finale, una cosa molto semplice. Questi sono i nuovi capelli. Ieri li ho anche rilavati. Ci ho fatto lo shampoo antigiallo. Vi faccio vedere l'outfit, anche se è tutto nero. Questo è il solito cappottino di Asos. Questo maglioncino di Stradivarius con le linee di Tiffany. Leggings, e poi ho messo le mie Jadon della Dr. Martens, che sono quelle
quelle più alte. Tra l'altro volevo dirvi, non so se vi ricordate quando vi ho detto che Gwenda aveva avuto quegli attacchi. Ecco, gli abbiamo fatto fare le analisi. Sì, saluti tutti. E è risultato che ha i calcoli ai reni, questo povero gnomino. Quindi adesso dovremo iniziare la cura. Però per il resto tutto bene, quindi vedremo come andrà a finire. Adesso vediamo che ore sono. Sono le 11:10, dai, siamo in buonissimo orario. Speriamo di trovare parcheggio più che altro lì vicino alla metro. Allora, siamo appena scese a Piazza Barberini, guardate il traffico. Comunque adesso arriviamo in negozio, che sarebbe tipo la Rinascente, quella nuova, e poi vi faccio vedere. Eccoci qua, dentro la nuova Rinascente. Guardate che figo questo pezzo, è troppo bello, c'è anche temachillo. Guardate qua, danno fatto ragazzi. Siamo saliti sopra la terrazza della Rinascente, guardate che meraviglia. Qua c'è tutta la zona bar. Ehi Giorgia, come sei artistica presa da questo lato? Guardate. Allora, siamo uscite dalla Rinascente. Ho visto un paio di scarpe di Gucci che vorrei morire perché adesso non si può. Però in futuro metterò tipo i soldi da parte mese per mese e ti verrò a prendere un paio di scarpe. Comunque, adesso siamo qua di nuovo in metro ad aspettare e poi andiamo a mangiare, penso, a Roma. O non lo so. Vediamo. Dobbiamo andare a mangiare che è quasi ora di pranzo. Naturalmente Ilaria non sa aspettare. L'ho subito messa, guardate che belle, sono tipo comodissime. Sembra camminare su una nuvola. E siamo venuti a mangiare. Siamo venuti. Venuti a mangiare a Roma. Oggi abbiamo parcheggiato in un posto ambiguo e strano, sperando di trovarlo. E niente, sono troppo belle. Sono valse tutte le 550 lì mortacci di euro loro. Mi piacciono tantissimo. Guardate, poi tutto vestito di nero ci stanno bene. Qui adesso andiamo a mangiare, probabilmente da Old Wild West. Eccoci, siamo venuti a Old Wild West. Giorgia che mangia le noccioline. Aspettiamo da mangiare. Io ho preso i fagioli, nachos, panino. Buon appetito. Giorgia, già stai mangiando. Ok, siamo finalmente tornate a casa. Tra l'altro nella borsa ho ritrovato questo. Guardate. Quanto è bello, tipo il regalino quando siamo andati via dalla festa di Daisy. Questa macchinetta ha dei seri problemi con la messa a fuoco, questo ormai l'abbiamo capito, eccolo qua, vedete, 13 dicembre, Desire 18, è troppo carina. Tra l'altro con questa luce sembra ancora più bianca. A proposito della festa di Daisy, in tanti mi avete chiesto se alla fine ho vloggato oppure no, e no, non ho vloggato, non c'è stato né tempo né occasione, cioè sono corsa da una parte all'altra perché sono dovuta andare a casa di Desi a truccare lei e la sorella. Sono tornata a casa, mi sono dovuta preparare, corri al locale, poi è sulla Cristoforo Colombo che per chi vive a Roma sa che è sempre incasinata, intrafficata, soprattutto a quell'ora alle 8, 8 e mezza, quindi un casino davvero. Comunque, parlando di scarpe, naturalmente le ho subito messe, avete visto, e sono queste. Se non avete mai provato o avuto una scarpa fatta a calzino, io questa qui è il quarto paio che ho e mi ci trovo da Dio. Le altre sono di Zara, niente che costi così tanto. Però queste qua le volevo da tantissimo, ho messo i soldi da parte da un bel po', quindi non è che mi sono svegliata ieri così e allora così volevo comprarle, no. Anche perché ve l'ho sempre detto, io con le cose di marca sinceramente non è che ci faccio granché. E ve lo dico sinceramente, cioè non è perché mi devo giustificare in qualche modo, perché non c'è niente da giustificare sinceramente, anche se fosse. Però è proprio che questo modello, questa scarpa mi piaceva tanto. Non mi andava di comprarlo finto, tipo replica, e quindi le ho preso originali. Per una volta ho fatto questa pazzia. Poi sapete che io ho una sorta di ossessione per le scarpe, quindi chiudo la bocca riguardo questo argomento. Però per un po' mi devo dare una regolata perché devo mettere da parte i soldi per l'assicurazione della macchina. Quella non è che te la regalano. Poi il corso di make-up che sto facendo, praticamente ci siamo divise le spese io e mia madre. Quindi metà l'ho pagata io, metà l'ha pagata lei. E anche quella costa da morire. Altro che un paio di Balenciaga, magari. Poi vorrei iniziare a metterne un po' da parte. Io ho un fondo, una cosa mia. E quando ho qualche risparmio lo metto, no? Quindi vorrei iniziare a farlo in maniera un po' più frequente. Perché con questo Black Friday, i regali di Natale e compleanni e cose varie è stato un casino. Quindi sì, anch'io sono una persona normale, non come dite voi che sono ricca. Fortunatamente non ho problemi, però non sono neanche ricca. Quindi questo, almeno sfatiamo questo mito. Dillo un po' che hai preso la medicina. Ve l'ho spiegato prima che abbiamo visto che ho calcoli ai reni. E quindi ha preso la prima dose di medicina ed è stata bravissima. Lei di solito è come me, cioè con le medicine non ci va d'accordo, però per fortuna non le ha mai dovute prendere,
Però dai, ce l'ha fatta. Madonna, quanto amo. Madonna. Adesso mi riprendo un attimo. Poi vorrei cambiarmi il rossetto e forse girare un video. Dico forse perché dovrei girare quello dei preferiti. Così ce l'ho già per settimana prossima. Visto che già ne ho un altro pronto. Almeno mi sono portato un po' avanti. Allora, mi sono messa un po' più comfy. Stavo guardando benissimo in TV. Poi mi sono ricordata che volevo fare troppo una torta. E qui mi ero scritta la ricettina. La torta di ricotta già l'ho provata. E questi sono gli ingredienti per la torta di mele. L'ho trovata tipo su quei video di Facebook e volevo provarlo a fare. Praticamente una torta in cui le dosi erano tutte a cucchiaini. A parte, vabbè, le uova, le mele. Però vedete, c'è scritto infatti zucchero 12 cucchiaini, olio 12 cucchiaini. Insomma, adesso vedremo un attimo. E quindi mi metto all'opera perché io amo fare le torte. Allora, ecco qui l'impasto. In più ci ho aggiunto alla ricetta soltanto un mezzo cucchiaino di lievito. Questo qua per i dolci. Per il resto è venuto così. La torta di mele viene sempre un po' morbida. Quindi adesso è imburrato, infarinato. Mia madre sta a fare i peperoni. E quindi adesso niente. L'andiamo a infornare. Quanto era? 180 minuti per... No, 180 gradi per 40 minuti. Non ce la posso fare. Adesso andiamo a versare. Vediamo se riesco a fare tutto da sola. Yes. No, non si vede. Vabbè, fidatevi. Che sarà una cuoca. Meno male, non ci sta lei che mi invita a Natale. Guarda. Perché io non ci Eccola qua. Adesso ad infornare. Io lo metto sempre a ripiano sotto così non si brucia. Poi mettiamo qua il timer. 40 minuti. Tanto poi lo vado a vedere. Volevo farvi vedere, prima che mi metto a editare video e cose, che... Ho fatto la torta, è finita, lì c'è Giorgia. E ve la faccio vedere, c'è anche mia nonna, quindi non fate caso che urleremo, urleranno, è un casino. Madonna, c'è questo profumo di mele e cannella che è una cosa troppo natalosa. Così anche l'albero acceso. Saluta! Oddio, che è? Cucchiaio per noi, le occhiaie. Vai, Non mi togli. via da vicino. Guenda! No! Fatta! Sì, ma cosa ho fatto? È un video questo, fa su YouTube! Saluta che le amiche di Ilaria! Ciao a Sono la tutte, ecco nonna. appunto, dillo. Si Sono vede la bene. nonna di Ilaria, si vede perché Andiamo assomiglia a me, è avanti. bella No, come me. oddio, la modestia. Ecco la torta e come vedete ci ho messo il segreto, zucchero a velo mischiato con la cannella, non vi sbagliate. Ho appena scelto i premi per il primo giveaway che farò su Instagram per Natale, naturalmente non arriverà per Natale il premio, però ci proviamo. E ho detto che l'avrei fatto uscire per le 8, quindi tra un'oretta. Intanto c'è quella che fa le puzzette. Guardate che faccia da colpevole che ha. Niente, ora continuerà a intasarci di puzzette. Oddio, oddio! Ah! Ecco, si pulisce il naso sempre sulla pelle. Oddio. Pellizza, pellizza, sulla. E se volete partecipare anche voi al giveaway, andate sulla mia pagina Instagram, la trovate sempre taggata qui sotto, vi faccio apparire adesso magicamente una nuvolettina, perché è valido fino al 20 di dicembre, quindi penso che quando pubblicherò questo video sarà ancora in atto. Mi farebbe tanto tanto piacere poter ringraziare naturalmente purtroppo uno di voi, perché non posso mettermi a spedire a 5.000 persone o... Anche di più. Però prometto che li farò più spesso. Vediamo come riesco a organizzarmi. Adesso metto anche un po' a posto qua la scrivania, il letto. E poi mi metto seriamente un pigiama perché mi ero messa una felpa così al volo per girare il video e insomma fare la torta. Poi metto a posto anche qua la busta, le scarpettine nuove dei miei sogni. Allora mi sono struccata. Potete notare, ho messo un po' a posto. I giveaway che ho postato alle 8, adesso sono le 8:50. Quindi in 50 minuti. Ci abbiamo fatto una strage praticamente. Ci sono più di 6.000 mi piace soltanto in 50 minuti. E mi avete lasciato una marea di commenti. Sono più di 400 commenti. Cioè vuol dire che avete partecipato in 400. E vi avevo appunto detto, una delle regole era di taggarmi. Qui, ecco, questi sono tutti i tag. Sono tantissimi. Però adesso invece sto montando il video del Black Friday perché vorrei uscisse lunedì. Domani è domenica, quindi dovrei comunque in ogni caso riuscirci. Me ne monto una metà adesso, una metà domani. Vi metto qua la solita postazione, quello tagliata, perché volevo vedere anche le cose di We Makeup. Perché allora stamattina ve l'ho fatto
fatte vedere così alla cavolo. Però allora, questa è la tinta quella argentata, che quanto è figa. Di questo, da quanto ho capito, appunto edizioni limitate, ce ne sono soltanto 365, quindi se vi interessa affrettatevi. A parte che c'ha un odore buonissimo, se ve lo faccio vedere qua con questa luce, guardate, è tipo super glitterosa, ma non hai glitter, tutta satinata. E poi volevo provare gli altri colori, perché io stamattina vi ho detto che erano tipo tutti a base mauve. In realtà poi vedendoli bene non ce n'è neanche mezzo, quindi ho detto un po' una mezza minchiata. Tipo questo, eccolo, Pacaya Scarlet, e appunto è un rosso, cioè io ci ho azzeccato alla grande proprio. Eccolo qua, è un rosso diverso dall'altro che ho, perché questo è leggermente più scuro e un pochino più virante al fragola, se così dire. Guardate che bello, è bellissimo. Poi abbiamo la numero 10, Lascar Move. Ecco, questo è l'unico move, c'è anche proprio scritto il nome. Intanto qua continuate a mandarmi, guardate, cose per il giveaway, è fantastico. Questo è il colore, sicuramente mi piacerà tantissimo. Oh mio Dio, è tipo la vita questo colore. Fatevelo regalare dai fidanzati, guardate che bello. E poi, curiosa di vedere anche l'ultimo, che dovrebbe essere il più scuro, Katla One. 34. Tra l'altro questi Wee Makeup mi piacciono tantissimo, perché sono super leggeri e duraturi, quindi è una cosa fighissima. L'unica cosa che non mi piace tanto è l'applicatore, perché vedete che è molto lungo e non lo so, non riesco ad applicarlo bene, almeno per la mia forma di labbra. Il colore è questo, non so poi da asciutti come si comportano. Ve li faccio vedere bene, eccoli qua, guardate che meraviglia. Grazie, grazie, grazie. E un'altra cosa che mi ero quasi scordata di dirvi, che è molto importante, perché sicuramente vi sarà molto utile, soprattutto adesso che è periodo natalizio, vedremo se riusciamo a far arrivare qualcosa, nonostante le poste, corrieri, eccetera. Comunque, per tutti voi che sono interessati ai codici sconto, l'altro giorno mi sono rimessa a leggere tutte le mail e le collaborazioni, diciamo, che più vi possono interessare. Vi ho ricercato i codici sconto e lì del sito, quindi trovate tutto qua sotto nell'info box, c'è proprio un repartino, sapete che l'info box io lo divido a sezioni, e c'è la sezione codici sconto, li trovate tutti, mi raccomando, è molto importante. Adesso mi ricorderò di dirlo più spesso, perché vabbè, l'ho fatto l'altro giorno quindi non ho avuto modo, però è una cosa secondo me che a voi può essere tanto 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 utile, quindi spero possa esservi appunto d'aiuto. Adesso sono le 9, quindi direi che prima vado a pulire la mano, se no mi conosco, faccio un casino, e poi finisco di editare il Black Friday haul. Basta raga, non ce la faccio più a editare, c'ho gli occhi che mi si incrociano. Ho alla fine finito di montare tutto il getter, sì il getter, diciamo, oh, ne so fusa, il Black Friday haul, e quindi mi si incrociano gli occhi perché non ci capisco più niente. E poi sapete cosa vi ho detto riguardo questa vestaglietta? Che quando me la vedete vuol dire che la giornata è giunta al termine, ed è per questo che ho ripreso la macchinetta, ho detto prima di mettermi a letto finiamo questo video. E quindi eccoci qua per i saluti finali. Come sempre vi ringrazio per essere stati con me in questa lunga giornata, vi giuro mi sembra infinita oggi, e spero come sempre vi sia piaciuta, vi abbia tenuto compagnia anche a voi. Vi mando un mega bacio da me e dal cagnolino che stava giocando fino a poco fa con la sua pecorella, e ci vediamo al prossimo video.